Ma dov'è Marco? Che lo sto cercando, che gli devo dire una cosa importantissima. Starà in camera, sicuramente starà pure dormendo. Marco! Lo sapevo, Marco! Che succede? Cioè, noi veniamo in hotel da milionari a goderci il panorama e tu cosa fai? Dormi? Non è, stavo solo riposando gli occhi, Jackson. Stavi riposando gli occhi? A me sembrava proprio che dormivi. No, te lo scordi. Vabbè, facciamo finta di nulla. Ascolta, sono venuto a chiamarti, anche se ti avrei lasciato volentieri dormire, per una cosa importantissima. Ma sai che ti dico? Preferivo dormire. No, fidati di me che preferirei venire con me. Va bene, dimmi un po'. Allora, per prima cosa chiamiamo l'ascensore che dobbiamo scendere. Allora, ora ti spiego tutto. Perfetto, va bene. Allora, Marco, oggi ti ho svegliato perché abbiamo una cosa importantissima. Ho parlato alla reception e mi hanno detto che possiamo utilizzare degli yacht gratuiti. Yacht gratuiti, quindi mi aspetto una nave enorme. Ma pure io, cioè, yacht, cioè, comprendi che la parola yacht intende un qualcosa di enorme, di super lussuoso? Esatto, non vedo l'ora, Jackson. Ma chi lo dice, Marco? Io spero veramente di trovarmi, sai cosa? Lo yacht tipo di zio Paperino. Ah, beh, sì, a voglia. Io spero di trovarmi lo yacht di... non lo so, il mio yacht, sì. Il tuo yacht. Va bene, penso che siamo arrivati. Ma Marco... a me non sembra un yacht. Cioè, ma quel signor delfino, lei è uno yacht per caso? Non credo. Non credo che un delfino diventa uno yacht. Poi però se per te diventa uno yacht è un altro discorso. Non mi vuoi mica dire che queste sono le nostre barchette? Marco, mi sa che queste sono quelle offerte dall'hotel. Vado a dormire, ho capito. Ma vai giù in acqua, fatti un bella doccia. Ora voglio vedere se dormi. Oh, stai fermo per una volta, per favore. No, non sto fermo. Poi mi hai pure dato un pugno, quindi vuoi pure che sto fermo? Sì. Senti, lascia stare. E vabbè, godiamoci questi yacht. Zex, non lo so, in effetti. Non mi piacciono molto. Ma che yacht sono? Vabbè, facciamoci almeno un giro. Sembrano interessanti. Immagino, interessantissimi. Sesso cosa? Sono tre pezzi di legno. Vabbè, senti, è una zattera. Cosa ti aspetti da una zattera? Signor delfino, aiutami tu. Ma che devo fare con questo? Guarda così, almeno possiamo andare dall'altro lato del mare, vedi? Cioè, più o meno. Sì, certo, come se mi servisse a qualcosa. Vabbè, dai. Oh, ma quanto è alto sotto? Marco, siamo pur sempre in mezzo al mare. Hai ragione. Senti, vabbè, dai, comunque vediamo se alla reception hanno qualcosa di meglio, perché effettivamente con questi non è che si può far molto, No, con questi io li prendo e faccio un bel campfire, te lo dico. Ma come un campfire? Vabbè, no, guarda, non mi faccio domande. Dai, andiamo a chiedere alla reception se hanno qualcosa di meglio. Secondo te quindi ci daranno uno yacht migliore? Sto pensando, secondo me sì. Ma dove le hai presi con gli occhiali? Gli occhiali io non ho mica degli occhiali. Ah no, secondo te non li vedo? Ma lascia stare me, i miei occhiali sono bellissimi, sono arte pura. Sì, immagino. Ma sta zitto un po', ascolta, comunque qua non c'è nessuno. Dici che dobbiamo tipo suonare il campanello, Prova. Buongiorno, c'è qualcuno? Oh, sta arrivando qualcuno. Buongiorno. Buongiorno, mi dica tutto. Allora, se le chiedo, sarebbe possibile tipo comprare uno yacht migliore che delle zattere? Sa, le zattere, ok, tutto, però fanno un po' schifo, Ma certo, se vuole ne abbiamo uno da 10.000 disponibile. Ah, per 10.000 un nuovo yacht? Oh mio Dio. Marco, hai sentito? Sì, che ho sentito, è buonissimo, Jackson. Sì, ho capito, ma sono 10.000. Vabbè, ma non è un problema, le abbiamo, dai. Vabbè, senti, va bene, allora concludo l'affare, va? Bene, allora, signorino, ho parlato col mio amico. Prendiamo lo yacht da 10.000, è già disponibile? Certo, lo trovate direttamente al molo. Perfetto, grazie mille di tutto, arrivederci. Ok Marco, allora, mi ha detto che è già disponibile, hai sentito? Sì, che ho sentito, sono super felice, Jackson. Allora Marco, uno yacht da 10.000 secondo me sarà imponente. Jackson, in realtà non lo so, sono abituato a cifre molto più alte. Ascolta, mo non fare quello di lusso supremo, che deve fare il grosso, Che bello però. Marco, ma è bellissimo. Sì, bello. Mi aspettavo di meglio in realtà. Effettivamente per 10.000 mi aspettavo pure io di meglio. Però comunque guarda che non è male. Ok, saltiamo sopra. Effettivamente va un po' a fondo, Marco, Voglio provarci io. Cosa guidi te? Marco, non sai guidare, Marco. Oh mio Dio, questo mi sembra un po' pericoloso, Zix. Marco, non sai guidare, lascialo. Lascialo, no, che fai disastri. Ma che disastri, guarda qui che bellino. Sì, vabbè, allora ti devo dire che sinceramente non è proprio come mi aspettavo uno yacht da 10.000. Però vabbè, dai, è pur sempre qualcosa, no? Sì, sinceramente questo yacht non lo so. Senti, forse un po' provare, va? Ma Marco, ma è tipo enorme.
super enorme, Zixon. Però, boh, non saprei. Non è che mi fido tanto, eh. Beh, in confronto a quelle due zattere, sicuramente è meglio. Però è lento. Lo so. Io non sono abituato a questi yacht così scarsi. No, ma guardate, è lento, grosso e pure che affonda. Vado a prendere un po' di sole. Cosa prendi? Il sole? Ma sempre a dormire, prendere il sole. Non sai fare altro nella tua vita? Sta zitto. Aia, maledetto. Senti, guida te e portalo dov'è. Io me ne sto bello seduto qua. E vabbè, siamo arrivati. Ce la fai a parcheggiare? Marco, non penso si parcheggi così, eh. Beh, non ti preoccupare, ci penso. Marco, io ci penso. Ma cavolo stai parcheggiando? Ma fidati di me. Io multe non le voglio. Nel caso responsabilità tua, perché lo stai facendo impennare. Senti, passo così. Vabbè, senti, lo sistemano loro. Ma sì, lo sistemano loro, non è un problema. Però, andiamo, senti, andiamo. Senti, io voglio qualcosa di più bello. Cioè, è sempre piccolino, Marco. Piccolino e lento. Hai ragione, Jackson, lo so. Cosa possiamo fare allora, Marco? Non lo so. Pollo, dimmi tu cosa posso fare. Ma lascia stare il pollo. Cosa ti ha fatto quel pollo? Boh, guardami. Andiamo, dai. Vabbè, non mi faccio domande. Senti, vediamo se ce n'è uno di più costoso, che magari valga di più. Se a sto giro non mi dà uno yacht che veramente io possa andarci ovunque ed è bello grosso, io mi arrabbio, eh. Lo spero, Jackson. Che ti devo dire? Mamma mia, ma dove è andata? Ma che orrendo. Cioè, ma veramente non c'è mai, eh. Mamma mia, se ora la vado a prendere, gli do anche due sberle. Senti, valla a cercare, io la chiamo come prima. Mi scusi, va signorina? Bene. Signorina? Signorina, ma mi scusi, ma lei dove va? Non dovrebbe stare qua alla reception? Buongiorno, senta, deve sapere che io faccio anche altro. Lei fa anche altri lavori, ok, capisco. Senta, comunque, allora, lo yacht che mi ha dato faceva schifo. Ne vorrei uno migliore, se è possibile. Certo, non c'è problema, allora, il prossimo per okay, ne ha uno 100.000. Da 50... No, aspetti, scusa, 100.000? Esatto, se vuoi glielo prenoto subito. Guardi, dai, va bene, mi faccia vedere questo yacht, anzi, dai, lo prendo direttamente, dai, lo voglio provare, è già disponibile, certo, vero? Si trova direttamente al molo. Perfetto, la ringrazio, ora devo solo aspettare il mio amico. Mamma mia, ma quell'uomo dove è andato a finire? Ehi, Jackson, com'è andata? Ma è finito! Andrò a fare un giro, l'hai trovata la signorina? Sì, l'ho trovata, allora ho preso uno yacht da 100.000 a sto giro. 100.000? Dovrebbe essere molto più grande, vero? Lo spero, Marco. Se non fosse così, io penso che vado dalla signorina e ci stacco il braccio a gambe e testa. Oh, già lo vedo, che bello! Marco, ora sì che si ragiona, non come quello schifo di prima. Questo già è un bello yacht. Questo è un signor yacht, Marco. Questo è un signor yacht. Che ovviamente guiderò io. Ma se manco sai dove si va a guidare, ma stai zitto. Ci penso io, fammi salire. Marco, ma quanto è bello. Questo è molto, 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 molto bello. Marco, col cavolo, ci arrivo prima io allo yacht. Cioè, il posto di comando. No, voglio arrivarci io, voglio guidarlo io. No, eccoli. Marco, ma hai visto che adesso abbiamo pure le sedie? Sì, ho visto. Ma ascoltami un attimo, io voglio guidarlo. No, lo guido io. Marco. No, io c'ho paura se lo guidi. È un po' lentino, comunque, a parte che stiamo parlando di veicoli che pesano. Marco, puoi evitare di cadere? No, ora andrò a vedere un po' com'era fatto il piano di sotto, ecco. Ah, ok, volevi andare a fare un giretto. Tenta non a negarmi, va. No, ti pare, mi metto qui davanti, mi faccio anche un pisolino. Marco, ma questo yacht sì che vale 100.000, cioè, in confronto a quello di prima. Hai ragione, questo vale molto, molto di più. Cioè, almeno questo ha un senso che così, cioè, che vada lento, è grosso, e pesa e tutto. L'altro era piccolino, doveva essere agile. Esatto, però mi piace, molto bello, elegante anche. Sì, Marco, mi sto un po' impennando, non ci far caso, tutto nella norma. Senti, me lo fai guidare a me, per favore? Ah, va bene, dai. No, guidalo, così sei contento. Tenta ciò che fai, perché non voglio volare in acqua oppure annegare insieme a questo coso, mamma mia. Marco, piano, devi andare. Marco, sto andando piano, non ti preoccupare. Stai andando piano, Marco, traballa tutto sto coso. Ma che traballa? Forse siamo per affondare, non vorrei dirti Marco, una cavolata. Marco, ma perché ho fatto guidare te? Io lo sapevo che non dovevo farti guidare. Puoi portarlo dov'era, che almeno ci fermiamo. Ah, certo. Marco, io te lo dico, così almeno magari ti viene un po' paura. Guarda che ogni pezzo che rompe sono 50.000, Vabbè, li paghi tu tanto. No, ci siamo capiti. Io non pago proprio nulla, Se rompi, paghi, sappilo. Va bene. Dai, portiamolo allora dove l'avevamo lasciato. Esatto, almeno così poi loro fanno quello che devono. E noi nel frattempo ci andiamo a fare uno yacht più bello. Che ne dici? Sì, perché già mi sono stancato di strobo. Sì, no, Marco, non...
poi guarda, c'hai gli interni finti. Ma infatti sì, Zexo, sì, ma non è troppo piano. Ah, ma perché ci facciamo truffare ogni volta? Ma che ti devo dire? Senti, ok, ok, mamma, mi andiamo a mettere a posto. Ma senti, lascialo qua, tanto poi lo sistemeranno loro. Io mi vado a fare pure un bel bagnetto, va? Ok, gli squali, mi raccomando. Ma no, non ci sono gli squali, Marco. Ma ti do non tranciarmi con quelle pale. No, tranquillo, lo sto mettendo a posto, Marco, perfetto. Il porto è un po' più lontano da dove... Ma Marco, l'hai impennato. No, 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 tutta... Senti, ma io lo lascio qui, ci pensano loro. Lì che forse è meglio, va? Io ti aspetto, dai, alla reception, che almeno così parliamo con quella tizia, va? Ah, abbiamo speso 100.000 euro, ti pare che mi metto anche a perdere tempo con sto robo? Esatto, cioè come minimo voglio il servizio che ce lo mettono a posto loro. Ma come minimo, è ovvio. Ah, dai, andiamo a parlare con la tizia che magari a sto giro ci fa qualche offerta migliore, va? Zix, sì, però a questo giro voglio qualcosa di migliore, eh? No, a chi lo dici? Io a sto giro se ne prendo uno da 500.000, Marco. Sì, ma mi ha stufato sta signorina che se ne va ogni 2x3. Ah, senti, vabbè, dai, tanto ora arriverà. Guarda, basta chiamarla, signorina. Vedi, Marco, ormai ho masterizzato la mia abilità. Beh, ho visto, arriva da subito, infatti. Senta, comunque, signorina, allora, qua non siamo ancora soddisfatti. Ne vogliamo uno ancora meglio. Le offro 500.000, cosa mi può offrire? Allora, per 500.000 le posso offrire uno dei migliori. Ok, assolutamente, lo prendo immediatamente. Affare fatto, è sempre disponibile. Perfetto, arrivederci. Arrivederci. Marco, mai sentito? Adesso ha detto che ci ha dato lo yacht, uno degli yacht migliori. Ah, e non vedo l'ora, vediamo. Sono sempre rimasto deluso. Sì, è vero, ma secondo me pure a sto giro rimaniamo delusi, sai? Dai, speriamo di no. Marco, ma lo vedi? Ti devo dire, è molto grande, però non lo so, non mi convince molto, eh. Ma adesso tanto ci avviciniamo e lo valuteremo da più vicino, Marco. Fammi vedere. Marco, ma questo sembra proprio da milionari. C'è pure una specie di parcheggio. Ci potremmo mettere le nostre macchine. Fammi vedere un po' come si guida. No, no, aspetta, esploriamolo un po'. Questo finalmente è uno che è arredato. È vero, però, ok, e traballa un po', eh. Traballa un po', Marco, vabbè. Perché tu pensi ci sono tonnellate? Cosa? Sì, no. Zex, vuoi che ti butti in mare? No. Eccola, sta zitto. Senti, vabbè, ma goditi lo yacht al posto di trovarmi da dire. Cioè, Marco, qua abbiamo pure una stanza tutta privata. Cioè, ma questo si vede che è da milionari, eh. Beh, sì, potremmo fare i nostri bellissimi aperitivi con calma. Marco, io penso di aver capito dove si sarà la cabina di pilotaggio. Ok. E infatti, eccola qua. Olla. Marco, allora, stai fermo. Dove giri? Lentino però, eh. Ma cosa lentino? Un pochettino, Jackson. Quello di prima era più veloce. Sì, ma quello di prima era anche più piccolo, eh. Va bene, dai. In realtà mi piace. Anzi, preferisco questo che è molto più grande. Dai, fai un giretto tu. E che cavolo, che quando pilotavi te mi ostacolavi tutto. Perché? Perché non sai guidare. Ma non è vero, sta zitto. Non sai guidare, non osare dire che non è vero. Cioè, Marco, ma questo è proprio bello. Che poi potevamo prenderci al posto che un appartamento, una di quelle case sulla spiaggia, eh. In realtà sarebbe stato bello. Però è un po' scomoda la parte di sopra di questo yacht, eh. Come scomoda? Fammelo un po' vedere. Tanto lo yacht penso che anche se lo lascio lì non sia un problema. Sì, è scomodo. Guarda qui, cioè, dobbiamo mangiare, sbattiamo la testa. Effettivamente è vero, non è che... Questo è un punto a sfavore, eh. Va bene, a questo punto che ti devo dire io, Zex? Non abbiamo pagato tantissimo. Marco, guarda cosa abbiamo qua. Sì, che me ne faccio di questa piscina? Ma è bellissimo. Oh, io mi ci metto qua così. Sai che ti dico? Buonanotte. Ah, Marco, ma non è il momento di dormire. Non è ancora un yacht abbastanza milionario per noi. Dai, ma stavo facendo un riposino. Sì, fai il tuo riposino. Io nel frattempo lo vado a riportare e me ne prendo uno da 1.000.000. Ma allora vengo anch'io, che ho capito. Perché hai cambiato idea? Perché mi piacciono gli yacht, quelli belli potenti. Questo qui devo dire molto bello, però mi aspetto di meglio il prossimo. Marco, io ho paura della retro, non vedo dietro di me. Te lo dico io, vai. Okay. Perfetto. Dimmi se devo girare. No, tu vai sempre dritto, non succederà nulla, non ti preoccupare. Ok, io mi fido, dai, eh. In caso lo ricompreremo. Ma Marco, perché mi sembra che stiamo impennando? No, tu prosegui, Marco. Prosegui. Marco, sei sicuro? Sì, prosegui, nessun problema. Sembra che si sia raddrizzato tutto, mi dici un po' sì, dove devo andare? Sì, sbattendo contro il molo, tra poco sbattiamo, Zach, okay, sono aspetta. Ok, perfetto, ci siamo? Sì, lascialo così, è parcheggiato. Ok.
Ok, Marco, dai, ora la signorina, io gliene voglio chiedere uno da 1 milione, basta. Va bene, senti, se nemmeno questo è buono, io prendo e me ne vado ad un'altra isola. Ma sì, Marco, al massimo prendiamo uno da 10 milioni, a quel punto decidiamo. Va bene, dai, andiamo. Ok, Marco, allora, io ora ci parlo chiaro e tondo, se questo non mi dà un coso da 1 milione, io mi arrabbio. Lo so, Zex, non ragiono anch'io, voglio un bello yacht, quindi mi raccomando, convincila. Ok, ok, però, secondo te arriva in automatico adesso, dai, tanto sarà abituata. Mamma mia, senti, vabbè, io vado a farmi un pisolino qui, svegliami dopo. Sì, va bene, poi ti sveglio, ti vengo a svegliare fra poco appena arriva. Oh, finalmente ci siamo capiti io e lei. Buongiorno. Buongiorno, sì, buongiorno. Ascolti, io non sono ancora soddisfatto, ok? Ma mi scusi, io le sto offrendo le migliori cose. Cosa offenda, quanto vuole, però io ora voglio uno yacht più costoso, che valga di più. Beh, se vuole abbiamo uno da 1 milione. Uno da 1 milione, ci siamo già capiti, perfetto. Tengo i soldi, io vado direttamente a prenderlo. E quell'altro dove è andato? Marco, svegliati! Oh, dimmi! Allora, ho parlato con la signorina, mi ha detto che ce ne dà uno bello grosso, da 1 milione e anche bello rosso. Allora va benissimo. Mi ha detto che dovrebbe essere letteralmente parcheggiato davanti a noi, se non mi ricordo male. Vabbè, ma è una crociera, questo non è uno yacht. Marco, ma questo è enorme. Che figata. Però secondo me c'ha qualche qualcosa c'è che non va, secondo me. Ma se è rosso va bene tutto, andiamo, andiamo. Come va bene tutto? Sì, sì, fammi vedere. Ah, beh, sì, però Marco, mi sa che ci tocca fare un po' il giro. Sì, non è un problema, vieni qui. Sì, dai, andiamo, evitiamo di essere tranciati da quelle pale, però. Sì, infatti, stai attento, occhio anche agli squali, eh. Ok, Marco, qua ci sono le scale e vediamo un po' com'è questo yacht. Ma Marco, ma è vuoto. Ma come è vuoto? Non me lo dire. Ma è vuoto, io te l'ho detto che c'era qualcosa che non andava. Ma dai, era rosso, era grande, era perfetto. Ma perché ci deve essere sempre qualcosa che non va? Ma dai, guarda, non ci sono neanche le scale per salire. Non mi piace affatto, sinceramente. Ah, Marco, ma siamo stati truffati di nuovo. Non lo so, fammi vedere. Qui vedo un bello spazio. Vedi, un po' non c'è nulla. Non si può sapere dov'è la cabina di pilotaggio. Ma non lo so. Ma non è che questo qui è ok, la piscina senza acqua. Cioè, fa schifo questo yacht. Vabbè, lasciamo stare. Marco, penso che sia qua, tipo la cabina di pilotaggio. Difatti, eccoli. Ma Marco, ma guarda che tristezza. Ma è tristissimo. Ma davvero, ma stai scherzando? Ma cos'è sta roba? Guarda quanto va. Fammi vedere, togliti. Guarda, provalo, va velocissimo. Oh, questo sì che è super veloce, però devo dirlo, eh. Beh, dai, Marco, ci sarà un motivo se vale 1 milione. Però non è giusto che non sia arredato, eh. Infatti sì, tutto bello, è rosso, non è arredato, però No, io me ne vado, soprattutto anche perché è rosso, che schifo, io me ne vado. Ma io ci posso anche rimanere a vita se vuoi, eh. Scendi, dai, che ne andiamo a prendere uno migliore, che magari sia arredato. Andiamo. Oh, se mo questa signorina ci truffa di nuovo, Marco, io non so cosa faccio. No, io prendo e me ne vado proprio, te l'ho detto, prendo l'aereo e me ne vado. Mi sa che vengo con te. Bene, Marco, allora finiamo di parlare con sta tizia, perché se ora non mi dà lo yacht mi arrabbio. Andiamo. Ok, allora, vuoi farti un pisolino mentre che aspetto questa? Ma no, anzi mi accomodo qui, dai. Va bene, io finisco di parlare con questa qua. Signoria, signorina, come cavolo la chiamo? Buongiorno, allora ascolti, io non ne posso più. Voglio lo yacht più costoso che avete, il più costoso. Se vuole ne abbiamo uno da 10 milioni. Esatto. Lei è pazza, però io sono più pazzo di lei, quindi affare fatto. Grazie delle chiavi, arrivederci. Marco... abbiamo uno yacht da 10 milioni. 10 milioni, andiamo. Marco, se con questo io ti giuro che non siamo soddisfatti, io prendo e lo schianto contro l'hotel. Ma io prendo e, mamma mia, me ne vado proprio come ti ho detto. No, io prima lo schianto contro l'hotel, poi me ne vado. Va bene, hai ragione. Marco, lo vedi anche te? Oh, questo è veramente bello grande. Marco, ma è enorme. Beh, qui credo questo yacht credo sia per 50 famiglie, Zexon. Quanta, ma secondo me anche per 100. E si entra da qua in confronto agli altri. Oh, che figata, meno male. Vieni, Marco. Marco, ma ti rendi conto? Oh, già c'è una cucina, mi piace, molto interessante. Sì, no, ma poi guarda, cioè, ci sono milioni di stanze, il garage. Cioè, tu mi stai dicendo che qui possiamo metterci le macchine dentro? Sì, Marco, questo è proprio il garage. No, vabbè, che figata. Sì, diciamo che c'è qualche problema, mi sa... non so se questa era la piscina. Forse era il ristorante, ma che è stato un po' allagato, ecco. Vabbè, dai, abbiamo tutti gli altri piani alla fine. Può succedere, no, che un piano venga allagato. Per 10 milioni non credo, Zex. Vabbè, però... magari è la piscina incorporata, Marco.
Va bene, facciamo di sì, dai. Facciamo finta che sia così. Ma Marco, io ora voglio andare a esplorare i piani più alti. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora Marco, qua abbiamo il salone principale. Guarda qua, Marco, immagina fare le riunioni qua. No, infatti sì, è veramente una figata. E parli. Molto, molto bello. Poi qua abbiamo il salotto. E Marco, però ci sono altri tantissimi piani. Infatti sì, comunque è veramente troppo, troppo grande. Marco, ma in due come facciamo a usufruirlo tutto? Ma una domanda, ma questo robo almeno cammina, è veloce? Boh, poi lo testiamo. Marco, c'è la palestra, questa so che piace a te. Ah, pure la palestra, fammi vedere. Guarda che... No, vabbè, pure con vista mare la palestra, Marco. Va là, questa è veramente una ficata. Marco, con 10 milioni è il minimo. Marco, qua ci dovrebbe essere il nostro ufficio. E infatti, guarda qua il nostro ufficio, Marco. Questo è veramente... Ma qua c'è anche il biliardo. Ah, Marco, io mi immagino già le mega riunioni che faremo qua. E soprattutto anche Pisolini. Ma Marco, non penso che dormi in ufficio. Va bene. E guarda anche qua fuori. Sì, vabbè, ma dove siamo finiti, Marco? Troppo lusso. Questo è veramente un bello yacht. Questo sì, 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 sì. Ti devo dire che non mi dispiace per nulla. Cioè, gli altri tutti truffa, questo non è per nulla una truffa. No, infatti ti do ragione, questo non è per niente una truffa. Mi piace, i soldi sono ben spesi. Esatto, esatto, ma io voglio vedere un po'. Quello che volevo. Oh, va veloce. Ma proviamo. Quanto corre. Jackson, fai piano. Marco, ma va velocissimo. Ma non c'è neanche lo spazio per farlo girare. Oh mio Dio, attento, attento che qui sono. Marco, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Io ho paura di volare. Marco, ma ho notato che abbiamo pure la pista d'atterraggio per l'elicottero. Proprio lì stavo cercando di andare. Vabbè, Marco, io direi che con questo sono più che soddisfatto, non so te. Ma ha voglia, guarda, direi che mi posso anche buttare in piscina. O meglio, sì, in piscina, in mare, se non ci sono gli squali. No, vabbè, dai Marco, io penso che qua troverò la mia nuova casa. Basta, io vivo qua, ciao Marco. Io vado a farmi un bel bagnetto, ciao. Che ti dico, buonanotte.